Uomini e donne, Sara Affifella, diretta Fiume, tutta la verità sul trono e su Nicola Panico. Uomini e donne, Sara Affifella sbotta, tutta la verità sul trono e sull'ex Nicola Panico. Sara Affifella sale sul trono di Uomini e Donne e la polemica si fa rovente. In questi giorni, la scelta dell'ex di Nicola Panico, con cui ha partecipato all'ultima edizione di Temptation Island, ha scaldato l'atmosfera attorno al salotto di Maria De Filippi, frecciatine, critiche e quant'altro. Motivo? In molti hanno imputato alla ragazza di aver voltato le spalle a Panico. La gola per la visibilità offerta dal programma di Canale 5 avrebbe avuto la meglio sull'amore. Le dita puntate contro di lei hanno anche insistito sul fatto che la sua relazione è terminata solo pochi giorni fa. Vale a dire, troppo poco tempo è trascorso per tentare nuove vie sentimentali. Oggi Sara, grazie a una diretta Fiume su Facebook, ha fatto chiarezza su tutto. Durante l'intervento non sono mancati momenti di tensione dove è letteralmente sbottata contro le male lingue. Ho voluto dargli una seconda opportunità dopo Temptation, a Nicola, NDR, le cose non sono andate bene però. Esordisce così Sara durante la diretta Facebook a proposito della fine della relazione con Panico. Poi, prima di spiegare i motivi che hanno portato alla rottura e la conseguente accettazione del trono di Uomini e Donne, senza mezzi termini, lancia una bordata a quelle che definisce finte amicizie, alle pseudo amiche che mi hanno infangato, dico solo di andare a prenderlo nel CIE. Spazio quindi ai retroscena sentimentali, non rinnego nulla ma mi rendo conto che ci sono cose nella vita che cambiano. A cambiare è stata lei, che sottolinea come sia cresciuta e come abbia subito un mutamento dopo Temptation Island. Sulle critiche dell'accettazione del trono ha le idee chiare, sono stata contattata dalla redazione ad agosto, non me la sono sentita perché ci credevo veramente con Nicola. Ora non sono più innamorata, e virgola perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. Uomini e donne, Sara, come puoi accettare il trono dopo 10 giorni che è finita con Nicola? La risposta della Affifella. Possibile che appena finita la storia con Nicola, Sara sia già pronta a una nuova relazione? Questa è la domanda che molti le hanno rivolto. Non sono 10 giorni che ci siamo lasciati. Sara prosegue, spiegando che ha fatto di tutto per tentare di rimettere in piedi la relazione ma non ci è riuscita, convivevo e se ci avete visto nel locale o a fare la spesa è vero, ma la nostra storia era già finita. Nonostante le apparenze e la vita comune, da quanto dichiarato dalla nuova tronista, il rapporto non navigava in buone acque da diverso tempo. Per quanto riguarda la foto uscita sui media in queste ore, in cui viene ritratta assieme a Panico, afferma, la notizia di ieri è falsa. È stata smentita anche dalla redazione. Io ho fatto un facetime per far vedere che ero a casa mia. Lo scatto infatti risale a tempo prima. Infine, altre parole sull'ex, se sono qua è perché sono sicura, Nicola non mi mancherà.